Big up Rocco con Come hanno fatto tutti. Adesso ragazzi, sempre qui in diretta The Flow come super ospite. Oggi abbiamo Masta 5. Bella Johnny, come stai? Bella Marco. Allora? Tutto a Boston? Tutto a Boston. Come diciamo noi. Allora, io vorrei chiederti così proprio, cos'è precisamente il Tecniche Perfette? Tra l'altro io ho partecipato, non so se te lo ricordi, al cantiere, però tipo 16 anni, ero un po' grassottello, devo guardare bassettino. L'archivio. Ho fatto dossieraggio su tutti, quindi non devo guardare nell'archivio. Ok, sulle iscrizioni. Beh, Tecniche Perfette prende il nome da un pezzo della mia prima crew con cui ho fatto del rap in Italia, che si chiama Gatekeepers. Ok. E Tecniche Perfette parla delle doti di un MC. Di massima parla questo, freestyle, quel pezzo. Comunque, batto. Un pezzo senza ritornello. Noi eravamo conosciuti per essere il gruppo che faceva pezzi senza ritornelli e parlava proprio anche dell'improvvisazione, insomma, okay, di stare sul palco in maniera molto metaforica, come piaceva a noi. Un giorno mi proposero di organizzare un evento con questo nome, perché non è stata un'idea mia di fan del gruppo. Del nome proprio preciso. Esatto, c'era l'idea nell'aria quella di fare un torneo dei migliori improvvisatori freestyler d'Italia. E abbiamo preso la palla al balzo, facciamolo a questo evento. E poi è diventato un po', diciamo, una droga, nel senso che tutti... Ma è stata un'alchimia di successioni, perché noi arrivavamo un po' dall'esperienza del Mic Check, che era una jam che si è svolta in 5 edizioni, dove c'era solo freestyle, non c'era competizione, non c'era battle, c'erano tutti, sono passati tutti. Tutti assieme in cerchio che facevano freestyle, diciamo. Salivano molto sul palco, uno dietro l'altro, okay, organizzato da Mauri B e Walter Grande X. Mauri B. Grande Walter X. E salivano gruppi, ci sono stati Sangue Misto, ci sono stati Lyricals, tutti. Gruppi storici. Sono passati tutti, Cif e Soci, insomma, sono passati tutti da lì. E arrivavamo un po' da quell'esperienza, volevamo riproporre una cosa un po' più legata alle battle che si tenevano nei parcheggi o comunque da un po' di tempo si tenevano nei locali. E ma è stata un'alchimia, perché poi due mesi dopo, un mese dopo c'è stato To The Beat, due mesi dopo è arrivato 8 Mile. Ah, e quindi boom, tutti quanti che c'è stata la boom, che sboccavano in bagno prima, esatto, di andare a fare le sfide. Ci sta, ci sta. Okay. Beh, diciamo è scoppiata la moda sicuramente grazie al film, però noi arrivavamo prima, quindi non ci potevano accusare di avete baitato, avete copiato. Il To The Beat era già un'altra cosa, cioè chi vinceva il Tecniche andava al To The Beat, per esempio, sì, c'era i migliori. Cioè, non erano. Sto lacrimando con sta luce bruciata in faccia. Oh, dite agli altri poi di abbassarla un po'. Vabbè, comunque, scusa se ti ho interrotto. Continuiamo tranquillamente. In buona sostanza, il Tecniche Perfette è fatto per l'underground, cioè per, okay, la gente che cerca un palco, non solo la battle, e tirar fuori il migliore. Dare una possibilità agli MC, piccoli MC, di farsi conoscere. Era nata così l'idea. In realtà doveva finire lì con quell'edizione. Ma la cosa che ha fatto veramente la differenza è i due mostri che sono saliti, poi hanno vinto pari merito nella prima edizione. Marcio e Enzi. Mondo Marcio e Enzi, cioè dei geni. Non si era mai sentito un freestyle di quel tipo. Verace, fresco, insomma. E da lì, l'anno dopo, hanno richiesto di rifarlo. E sì, siamo poi partiti. Ci sono state le varie edizioni. E come sta andando adesso? So che siete alle semifinali. Abbiamo già fatto 4 semifinali, abbiamo già dei finalisti. La finale sarà l'11 di maggio. Avete già i finalisti, quindi? Nelle semifinali tiriamo fuori i finalisti. Ah, beh, chiaro, ovviamente. Ok, avevo capito che... E saranno poi 16 date, però ne abbiamo fatte solo 4. Le stiamo prendendo con molta calma, semplicemente perché la finale sarà l'11 di maggio. Tipo del Champions 2013. League, si sta un attimo... Sì, esatto, copriamo tutta la stagione, ma un po' perché poi non sempre si riesce a fare un buon livello di organizzazione, okay, sulla quindi finale. Quindi con calma, organizzate, poi ci sarà e una poi bella la disponibilità finale. Poi di tutti, perché poi il DJ ufficiale del Tecniche Perfette è Double S, grande, che adesso Rino è in tour con Chiave, quindi a volte ci dobbiamo incastrare su queste date. Sulla giornata. E come si sviluppa la gara? Di per sé gli iscritti, noi non prendiamo più di 35 iscritti, poi alla fine bonariamente arriviamo anche a 40, al cantiere erano 50, a Double S abbiamo detto che erano 41, in realtà adesso lo scopre adesso. In realtà è un'eliminatoria a 30 secondi dove noi valutiamo, la cosa più semplice da valutare sicuramente è quella di saper tenere il microfono. Vabbè, sì, la maggior sì, parte sì degli MC magari dicono un sacco di cose interessanti, però magari si stanno grattando la spalla, però il più completo, diciamo, quello che riesce ad arrivare di più alla gente, quello che arriva che alla gente, nei 30 secondi non chiediamo rime da battaglia, non vogliamo sentire insulti, se ce l'hanno con qualche gruppo, con qualche
rock e politico. Vogliamo sapere se sanno improvvisare. Vabbè, sì. In quei 30 secondi andiamo a tirar fuori i 16 che poi parteciperanno più alla battle. Più interessanti, diciamo, sì. Essendo tanti iscritti, lo dico sempre al microfono, a volte succede che magari tieni uno che è veramente bravo, meriterebbe, perché sono veramente tanti. Però di solito nei 16 tiriamo quelli che hanno più attitudine e da lì poi parte la gara vera e propria, uno contro uno, fino a che ne rimane uno, al giro della morte finale. La vera attitudine. Noi ci ascoltiamo, ci vediamo, è troppo tardi. Go! Era è troppo tardi, siamo sempre qui in diretta assieme a Big Massa 5. Massa, io ti volevo chiedere, molti ti conoscono come giudice dei contest, però tu sei anche un discografico. E com'è nata la BM Records? Ma BM Records era nato inizialmente come... era un progetto mio di un altro produttore che si chiama Bolo, Stefano Bolognesi. Era nato come studio di registrazione, volevamo solo semplicemente fare i nostri lavori, seguire altri gruppi. Un po' come gruppi. Il Tecniche, volevate solamente fare una battle e poi... Esatto, poi ci siamo trovati tra le mani un paio di lavori molto interessanti, come l'album di ritorno che era Il mondo dei miei occhi di Lefty, che naturalmente con le conoscenze che avevamo un po' tutti cercavamo di piazzare, però tutte le regole del mercato, i numeri che cercavano, non ci stava dentro. Allora ho chiamato un amico che è il Piotta e ci ha dato una mano nel tirar fuori questo primo lavoro ufficiale come BM Records. Okay. E ci siamo trovati praticamente obbligati a fare il label, noi non volevamo neanche. Dopodiché ci siamo buttati a capofitto, perché io arrivavo da un'altra esperienza che era la Lynx Record, che è l'etichetta che ha prodotto sia Raul MC, arrivava dalle ceneri di Anda Funk e quindi Gatekeeper, un bel passato, una serie di cose. Avevo, sì. E è quella che ha prodotto il primo disco di Clementino, tra l'altro. Ah, ok, non lo sapevo neanch'io. Il buon Tristano, che ci ha messo veramente anima e cuore a seguire, okay, quel progetto. Un po' di esperienza l'abbiamo buttato in mezzo e dopo ci siamo trovati, sono passati 5 anni e abbiamo buttato in mezzo un sacco di artisti. Okay. Trovati... Io infatti ti volevo proprio chiedere quali sono gli artisti della BM Records. Troppi. No, tantissimi. Troppi. No, sono tantissimi. Per esempio abbiamo seguito le prime fasi di Rama, che era una cantante, che è una cantante R&B, una delle più brave in Italia, tanto più che è stata una delle protagoniste di X Factor della scorsa stagione. Okay. E adesso sta lavorando ai suoi progetti, naturalmente è stato un passaggio, noi siamo veramente indipendenti e piccoli, non possiamo garantire più di tanto gli artisti, quindi non li leghiamo a contratti, sai, fantasmagorici, no, vabbè, basati su niente. Okay. Insomma, su quello si sta lavorando e lì mi sono fatto un po' di esperienza sulla discografia in buona sostanza. Per quanto riguarda appunto la scelta degli artisti, li selezioni tutti te? Allora, la selezione viene fatta, diciamo, in riunione anche con artisti dell'etichetta, nel senso noi seguiamo, tra virgolette, una linea editoriale, non tanto, chiamiamola così, no? Una linea artistica, un suono, soprattutto i contenuti dei testi. A noi non piace molto seguire un trend, un testo fine a se stesso, rispecchiano molto i nostri gusti personali come artisti. C'è Lefty, che è il direttore artistico ufficiale. Okay, grande Lefty. E poi, per esempio, Strike Dead, l'altro MC, Drag One, insomma, ci collochiamo molto su quali devono essere gli artisti su cui dobbiamo lavorare. Ho capito. Noi andiamo col prossimo pezzo, Rapstar. Wow. Clementino sulla base è chimica, brother. Rieccoci sempre in diretta assieme a Massa 5. E a proposito di chimica, brothers, Clementino, Fabri Fibra, tu hai iniziato a lavorare appunto con la Tempi Duri di Fibra. Ma sì, com'è nata questa collaborazione? Ma mi ha chiamato Fibra attraverso anche Paola Zucca, con la quale collaboro da un po' di tempo, proponendomi questa cosa di seguire gli artisti che loro stessi, proprio per il loro lavoro, per tempo non riuscivano a seguire bene, insomma, perché questa cosa di Tempi Duri è esplosa con gli artisti che hanno tirato dentro, hanno tirato in mezzo, gli artisti. Sì, sì. E hanno avuto questa follia di chiedermi appunto di fare direttore artistico. Perché follia?
Vabbè, dico follia perché comunque è una cosa che io non ho mai fatto realmente. Okay. E, la cosa infatti mi fa molto piacere, insomma, mi hanno, spero che non mi abbiano sopravvalutato. Insomma, quindi tu ti occupi di, cioè nel senso esattamente... La direzione artistica delle etichette, seguire i lavori, seguire gli artisti. Anche, ho capito, ma li segui anche nel senso dai consigli a loro, li segui nei live? Diciamo sì, anche metto in gioco anche la mia esperienza ovviamente, faccio anche delle proposte, insomma... quello che dovrebbe fare un direttore artistico. Esatto. Per me è un'avventura nuova, quindi la imparo man mano. Volevo fare solo il fonico e ho fatto un'etichetta. Volevo fare musica. Solo fare una battle, adesso è nato un impero di battle, tecniche perfette. Sembra che sia apposta, però è preso così. Lo fanno apposta, dicono no, ma Staffavi deve fare altro. E hai un po' di anticipazioni? Allora, Clementino sta lavorando al suo nuovo lavoro solista. Te lo dico. E starà lavorando il suo lavoro solista e per quelli che sono i provini che stiamo ascoltando, le registrazioni e tutto quello che è il lavoro, sarà sicuramente di un livello molto superiore non solo a quello che lui ha fatto fino adesso, ma rispetto a tanto che già sta uscendo. Okay. E in generale, che quindi uscirà anche. Insomma, ci sono delle grosse sorprese dentro che non posso anticipare. Che non possiamo anticipare. Beh, ci saranno collaborazioni con Fritz the Cat, c'è Shablo, c'è Big Joe. Grande Big Joe dell'Eterio dentro, insomma produttorini. Poi lui ha voluto mettere in mezzo non solo le sue radici artistiche ma anche personaggi con cui è cresciuto dentro. Ci stanno Paura, un sacco di altri ospiti, vabbè, sì, e altri artisti. Clement, no dai, voglio un po'. Non si può. Vabbè, dai, adesso noi chiudiamo qui, poi me le dici in privato, così poi lo scrivo su Facebook con un account falso, dico io ho saputo che sto scherzando. Noi chiudiamo qui, big up a Massa 5 che è stato nostro ospite oggi qui a The Flow. Noi ci vediamo dopo con Koki direttamente da Rap Burger, adesso Aban 16 Bar featuring Noiz Narcos.